Ah, no! Sempre di questo, ma non è che fa?
guarda cosa faccio, prometto solennemente che non darò più vantaggi a mio fratellino François. Bravo, Alvaro! Buongiorno! Caro il mio fratellino, François, come te stai? Te dormi bene, eh? Hai visto che bella giornata? Guarda, guarda che sole, guarda! Fa così e te maschi. Ah, beh, pareva. Non ti sembra che la nostra piccola Ilaria lavori fin troppo qui da noi? Ma certo, è così giovane ancora, lavora troppo. A lavorare e a morire c'è sempre te. Non problemi di spagarmi. Pagavo a casa mia. Già, perché ti piace a lavorare. Se puoi lavorare bisogna andare all'età giusta, dai, vieni, vieni qui, perché l'Ilaria ormai ha l'età giusta per andare a lavorare, io so benissimo che sa cosa farà nella sua vita. Vero, vero, la mia, che ti vedi idee chiarissimi sul tuo futuro? Ma non so, per ora finisco l'istituto socio-psicopedagogico. Bravo bambina, prenditela con calma, tanto nessuno ti corre dietro. Ma di cosa è stupida, nessuno ti corre dietro? Cosa vuol dire? Scusa. Adesso lei finisce quell'istituto psicoterapeutico, fa uno prendere l'indirizzo che punto è chiaro. L'istituto socio psicopedagogico. Ecco, quella roba lì è finita, quella che lavora dentro la vita, no? Cosa fare per il resto della sua? Che paroloni il resto della vita addirittura! Intanto. I tempi sono cambiati. Oggi non è più come una volta che si entra in un'azienda a 20 anni e si esce pensionati. Vedi che la pensa proprio come me. Al posto sicuro, al giorno d'oggi ci si pensa dopo i 40 anni. 40 anni mi sembrano troppi. Facciamo 39. Ma non neanche. Ecco, te vedi che la pensa come me. Poi guarda il posto sicuro. Leggiamo lì bene il problema. Capisci che minga, perché minga profittare. Ma che posto di Alvaro? Oh, ti! Sta sarebbe a due a scherzare! Guarda che tempi cambiare! Oggi anche le donne possono guidare il traffico. Ma te lo dici? Dica! Non è esattamente quello che ho pensato, per il futuro. Vabbè, ma io non capisco perché, perché guarda un po', regia lì pronto, conosco tutti nell'azienda. Potresti fare una carriera fulminante, crescere giorno per giorno. Sì, giorno per giorno, cominci il primo giorno a guidare il tram numero uno, il secondo giorno il tram numero due, ora alla fine del mese sei tramviere ufficiale del 31 e sarebbe febbraio il 28. Ma tu cominci a te, decidi cosa deve fare la piscinina. E anche a te. Beh, sentite, io vi ringrazio per l'interessamento, però per il mio futuro ci voglio pensare. Ma sì, c'hai ragione, sai, la mia era soltanto così, un'idea. Un'idea fissa, quella del tramviere. E già, perché secondo te cosa dovresti fare? Dimmi, davanti, dimmi. Vieni tesoro, vieni. Come? Dai, dai, l'Italia ti. E me lo spiego. Guarda, prendi questo mazzo di carte e distribuiscilo come se ci fossero tre giocatori. Bravo, che cosa ti serve fare? Capellino. Non lungo. Bravo, bravo, ma che mano fantastica, lo sapevo. Tutta la mano. Ma in che senso? Perché uno potrebbe avere solo una falange o un dito portata per i giochi, invece tu ce l'hai tutte. E questo è fantastico. Bravo. Ma vuoi fare retro, Satana? Che cosa ti fa? Ti posso colpire? No, fare tagli e cerchio da giù il turbe di giocare. Oh, basta, Allora. Ma avevi promesso che non avresti più litigato. Ah, già, ma insomma, ma si può sapere cosa succede dentro? Ma si sente urlare fino fuori. Ma è la guarda che si incavola sempre per niente. Stava insegnando il gioco d'azzardo alla nostra... Alla nostra chi? Alla tua piccola Italia. Ma non dire stupidate, stavo solo cercando di capire se era portata per il job. Ilaria non è portata per il job, Ilaria è portata per il tram. Ma vede lontano qui. Ma di mia scemata. Ma scematevi, vedi, se vai lì. Vai, vai su, dove capelli. Allora, che stile un tram, che c'è il guarda, guardala, guardala, guarda, come somiglia. A chi somiglia? Come somiglia? Alvaro, lascia in pace Ilaria, perché lei non ha ancora deciso cosa farà del suo futuro. E lo deciderà lei quando sarà il momento.
di quale trapiere, tira via i capelli, vieni qua. Prima ho provato a farmi fare il banco, ha una mano fantastica, ha una mano, guarda, guarda se non ci credi, guarda, è tutta la mano. Ci credi anche tu? È tutta la mano di un giocatore. Ma cosa ti dice, ma che la manchi, guardala. Guarda che manina, la pare una manetta. Ah, perché secondo te questa non è una mano da giocatore? Vieni tesoro, e ti torna là in Italia. Non lo so, se non lo sapete voi. Non dà più dentro. Vieni, bambina, guarda qua, adesso ti do i gettoni, fallo, metti lì e fallo girare, dai. Bravo, sapevo che bravo, hai visto come bravo a farla girare? Guarda che sei di dentro, devi un boom a far girare i banchi e li devi sentire. E mi dici che la tua l'hai portata per entrare? No, per entrare! Per entrare! Per entrare! Guarda, voi due! Ma vi rendete conto di come vi state comportando? Siete i due soliti egoisti, pensate solo a voi stessi. Mia figlia Ilaria farà della sua vita ciò che vuole e non ha bisogno dei vostri consigli, né tantomeno di sapere a chi cavolo somiglia di voi due. Quindi ora piantatele e lasciatele in pace. Vieni tesoro, sciacca la tua roba a te e spegnete quel coso lì. Oh sì, ma roba da male. Comunque, è tutta colpa tua. Si defadiga già in dubana, passerà sieno una ventena di macchine al dì, anche più se da traffico chi da fuori che dubana, Usted mi refì? Beh, insomma, i suoi figli, il François e la Dana, si può dire che non sono mai andati troppo d'accordo, adesso poi, da quando c'è qui la signora Luisa con sua figlia Ilaria, mi pare proprio che sia un disastro. Ma che dice? Si vede lontano un chilometro che da piazza tutte e due la signora Luisa, e si fa. Cosa fa? I tacchini. Ma com'è i tacchini? Fanno il verso il tacchino. Ma no, signora Rosa, tacchinare vuol dire fare il filo. Ah, per di fare il filo. Com'è? Ne fate il filo alla Luisa? E fine. Ma guarda che mi sei mai accorgita. Ma se riacciati che sceppi corni a tutti e due. Ma no, perché signora Rosa, in fondo cosa c'è di male, mi scusi, Anzi, è normalissimo che se c'è in giro una bella donna, un uomo ci faccia il filo. Ehi, signora Rosa, a dire la verità, quasi quasi un filo. Che fare San Camillo? Oh, guarda, ma dici, tu sei scemo! Ma cos'è? Te lo rifare il filo a me? D'accordo? Sono anche voi una bella donna. Ma oui, ma mica una certa età. Ma signora Rosa, ma cosa ha capito, Ben? Io intendevo sì fare il filo, ma un'altra donna. Ma vada via in chat. Ma guarda, siamo più sei scemo. Ma dice, ma che fare il filo alla Luisa? Signora Rosa, lei continua a non capire. Oh, sì. Ma com'è mica capiva? Ma scusa Eva, ma chi si avvegliò? Ah, oh, ma ti devo rifare il filo all'Ilaria! Una rosa, una rosa, a me mi piacerebbe tantissimo, una rosa. Lei cosa mi dice? Perché no? Dite se è un bravo figlio per bene, mi fa un pubirlot. Un marito perfetto! E lei è una brava dusa, con il sapore. Oh sì, fareste proprio una bella coppia, ma... sta dentro la sua madre. Perché lei è gelosissima. Oh, Madonna Santa, mamma mia. E allora scusi signora Rosa, se non posso venire qui quando c'è la signora Luisa, allora vuol dire che io posso venire solamente quando c'è lei. Ma perché scusa? Vabbè, almeno beviamo il solito caffettino. Ah, signora Rosa, a proposito, il caffettino oggi. No, anche tu mica, io su mica il bello. No, dai, signora Rosa, un solito caffettino. Anche tu ma un budino. Va bene, dai, vada per il budino. Qui, ma guarda che te può venire chi anche quando è il François là. No, non vorrei dar fastidio, signora Rosa. Cosa ti dice su, da partenza che vorresti dar fastidio. Mm. Anzi, se ci fai il filo all'Ilaria, secondo me sono contenti. E poi dai, su, preoccupi, no. Taccagnala! Cos'è? Ma che figlio? Ah, oh, tacchinala! Che così! Ma è una rosa, scusa, Dico di un cutino, ma chi il cutino è fatturare, Adesso te ne faccio una, guarda, sarà per un'altra volta. Intanto,
Tranfuga deriva l'Italia. Oh. Dice il capetito e palete, sei contento. Contentissimo! Ah. Ciao, ciao, Signora Rosa, sì! Grazie, ne. Ma sì! Sì! Ti ricagnala! Ciao Herbert! Oh, ciao Ivan! Come stai? Oh, che piacere vederti! E la nonna Rosa? È appena andata fuori! E il tuo caffè? Mi ha detto che me l'avresti fatto te, ti dispiace! Ma no, perché dovrebbe dispiacermi, anzi, accomodati pure che te lo preparo subito! Grazie! E certo, è il tuo lavoro interessante, vedi un sacco di gente nuova tutti i giorni, non è così, eh? Come? Sì, no, cioè volevo dire, un sacco, senso senza meno. E poi, insomma, è anche rischioso. A piacere. Senti, ma ti hai mai capitata qualche azione, come dire, un po' movimentata? Inali, l'altro giorno, vicino al tunnel di Medrizio, avevo un delinquente, l'ultimo ferro della macchina in sci, Lucio Pesci. Guarda tu in sci e lo sbatti la terra in sci! Ma quali effusioni, Gio François? Guarda che le cose sono andate esattamente come hai detto tu, eh?
come faccio io? Ma certo, ma mi scusi, la mia dica la senti? Se te no, come la fai? Ma vai, io ti lascio indovinare. Ho fatto un bluff come si fa, poche. Mi fosse mai riuscito. Luisa! Ma che c'è? Cosa urli? Luisa, forse io e te dovremmo parlare. Credi? Sì, certo. E di cosa vuoi parlare? Di una cosa che è successa circa 20 anni fa. Ah, ecco, vuoi parlarne ora? Perché anche se è passato tanto tempo, sento il bisogno di assumermi le mie responsabilità. In che senso? Nel senso che voglio riparare il torto che ho fatto. Oh, guarda che qui non c'è proprio niente da riparare. E invece sì, ti dico, io non posso continuare a vivere con questo rimorso di coscienza. Oh, tu non devi avere alcun rimorso. E invece sì. Tu non hai nessuna colpa. E questo è anche vero. Non è stata proprio tutta colpa mia. C'è stato un errore di valutazione. Ecco appunto, quindi non devi preoccuparti proprio di niente, soprattutto non ora, a distanza di 20 anni. E invece è proprio qui che ti sbagli, cara Luisa. Io voglio riparare, voglio farlo adesso. Ecco, questi sono 50 euro. Ma dico, per favore, sei matto, io non ti permetto. E invece io voglio tanto. Ma sarebbe questo il modo di riparare un tale torto? Beh, il suo valore. Che cosa? Attuale! È stata tutta colpa mia, te l'ho detto, no? Scusa, ma io non so, come fai a sapere che non è colpa tua? La colpa è stata di quell'altro. Io questo non l'ho mai detto. Ma lo dico io. Tu come fai a saperlo? Beh, ma la cosa l'avevo commissionata io. Non, François, per favore, che cosa hai commissionato tu e che cosa sono questi soldi? I biglietti per lo stadio. I biglietti per lo stadio? Sì, quelli biglietti per lo stadio a prezzo ridotto che mi avevi chiesto 20 anni fa. Io l'ho fatto, li ho procurati, ma erano falsi. Hanno fregato anche me. Il rimorso mi ha tormentato per tutti questi anni. Ma adesso che sono arrivato, voglio andare. Ma cosa stai dicendo? Ma hanno fregato anche me, me li hanno venduti falsi, appunto. Dai, prendili, voglio che tu li prenda. È vero, mancano gli interessi, però. La sua metti via questi soldi, per favore, su. No, io se ho fatto un torto, voglio riparare. No, qui sono ben altri torti a cui bisognerebbe riparare. Cosa intendi dire? Niente, niente. Io non sono così insensibile come pensi. Tu stai parlando di lei. Appunto. Guarda che io sono pronto a prendermi tutte le mie responsabilità. Dimmi che Ilaria è nostra figlia e io ti sposo anche domani mattina. Sì, ma non è questo il punto. E invece è proprio questo il punto. Che tu ti ostini a non voler rivelare se Ilaria è figlia mia o dell'Alvaro. E con ciò? Non posso prendermi la paternità di un tramiere. Sì, perché se Ilaria è figlia dell'Alvaro ha le sue stesse passioni. Ma puoi smettere. Ma hai visto che tu come cercava di farle guidare il tram? Ma quale tram? Che lì è già dalla nuova, lì. Sì, ma quando ti ho visto che anche tu le facevi di fare il croupier. Vabbè, volevo vedere se era portata più per una cosa o per l'altra. Basta, io non intendo più affrontare questo argomento, Né tu né l'Alvaro dovete più essere interessati alla questione. Punto! Ma si fa presto dire punto. Ma come posso far finta di niente quando penso che potevamo essere una famiglia felice, io, te e Ilaria? Dai su, François, piantala! Luisa? Luisa! François, cosa fai? Luisa, piantala! Aia! Aia, che male bestia! Che è successo? Qui sul collo come se qualcuno mi avesse sparato! Dai su, cosa fai? Ma guarda, guarda! Ah, ma so chi le stai, lo so io. No. Eccolo qui, il responsabile, il delinquente. Poi delinquente a chi? A chi? François, smettila, che non puoi incolpare Alvaro senza avere le prove. Appunto. Ah, non ho le prove, non ho le prove. Perché non hai le prove? Come fa a essere stato lui che era nella sua stanza? Non hai le prove, non hai l'arma del delitto. Ah sì, non ho l'arma del delitto? L'arma del delitto, ancora la canna fredda. Un'arma che ha sparato dovrebbe avere la canna calda. Non questa che un fucile ad aria compressa. Sentiamo. Alvaro, perché la canna è fredda? Canna fredda?
cuore caldo. Vabbè, io vado a mettermi un po' di ghiaccio sul collo, anche perché sennò io lo strappo. Vedi. Alvaro, per favore, ma la vuoi piantare? Ma io la vuoi piantare io! Beh, cosa intendi dire? E cosa facevate lì sul divano tutti cintucicche? Ma che cintucicche, che eravamo solo seduti uno a fianco all'altro! E allora diciamo, ciappi. E stavate anche per baciare. Oh, non dire scemate! Vi ho visto! No, scusa, come hai fatto a vedere? Non eri nella tua stanza? Sì, che non c'era. Ah, allora è vero quello che diceva François, aveva ragione lui! No. Tu ci stavi spiando! Io ti vuole, se io mi metto a spiare con un mio coglione di 5 minuti, non vuole bambino, no, io mi metto a fare quello che voglio. Di Ilaria. Di me? Oh, e da quando? Da quando pensa che si sei sposata, volevo pensare una famiglia felice, quindi è che la fantastica cosa dell'Ilaria. Dai, su, Alvaro, è bianca là. Ma cosa fai? Cosa salti? Ma io non ho sentito niente. No. Ero sentito anche io una volta. Questa macchina. Cosa fai? Aspetta un attimo. Quello specchietto adesso per farmi le sopracciglia Nessuno. Sorpresa!
sali stipidate. Allora, per toccare la serratura! Ma sì! Dai, Herbert, prova a spingere, dai! Ma che cosa che piccolo si apre! Sono con una spallata! Ma non posso muovermi e per vivere come stai dentro qui! Oh, ma non c'è dentro qualcosa per portare la serratura? No! Vabbè, ci penso io, ci penso dai, io! Dai, proviamo! Ma non ci faccio niente a Herbert, spacco solo l'armadio. Ma che l'armadio è me, a me cosa mi interessa da te? Fatemi uscire, assassini! Porca l'aria qui! Stai tranquillo che stiamo facendo tutto il possibile, eh? Sono l'Alvaro e François. Herbert, ma nei corsi di addestramento che fate non avete delle soluzioni per i casi come questi? E dovrei essere il mandolengo che c'è questa cosa. E allora fallo, no? Pistola, prendi Herbert, prendi la pistola e spara nella serratura. Oh, ma sei matto, ma guarda che il proiettile potrebbe uscire di qua e colpire qualcuno di noi. Ma che metto davanti il François, fratello? Ma che cosa? Il proiettile. Alvaro, piantala. Calma, calma, sedetevi, calma, che in questi casi non bisogna lasciarci prendere dal panico, eh? Calma. Ah, giusto, François ha ragione. Mia luna vuole fare un bel sugnetto. Alvaro, pensavo no a quella calma lì. Assassini, quando mi uscire, comincia a girarmi la testa. Ma insomma, fate qualcosa. Hai ragione, e col povero Eco finirà per morire soffocato. È vera, eh? Pensa quanti caffè risparmiamo. Beh, io un sistema ce l'avrei. Ma che cosa aspetti allora? Usalo, no? Non voglio sentire i commentini acidi del mio fratellone. Stai tranquillo, François, che stavolta è l'Alvaro e dirà un bel nagot. Se ne no l'acide, tu per mi culli. Quale? L'acido muriati. Ti prego, zio François, se puoi fare qualcosa, perché questo amoretto soffocato? Oh, cappa, ci penso io. Cappa. Facciamo dei miei buchi nelle mani, così ti può respirare. No, visto. Destrosi. Sì, sì, sì. Spostati che adesso facciamo dei buchi nelle mani. Ma scusa, ma perché no? Ma non è il caso risolto, basterà aspettare che l'armadio sia saturo di gas e voilà! Una scintilla e schioppa di scosse e l'erbe del menfero è tot, ma il menfero! Alvaro piangerà! Spostatevi! Ma dai, ma questo qua è il sistema che usano i grandi nel crimine per capire la combinazione! D33! Ma cosa D33? Ma scusa, ma non senti la combinazione? No, sto sentendo se è ancora vivo, perché se per caso è morto è inutile perdere tanto tempo. E poi 33 mi ha sempre portato fortuna. Poi finisci e dai a quell'altro. Nessuno ha una forcina per i capelli? Mi no. Io. Grazie, ecco qua! Bravo, anche scassinatore, eh? Grazie, signor Alvaro. Grazie, signor François. Herbert! Come stai? Io? Benissimo. Ah, ma allora? Ilari, guarda che non è stata colpa mia, eh? Questa cattiva è stata colpa mia, ma per quel che te conosci può dare anche a me. Vabbè, è stata una brutta disavventura, ma tutto è bene quel che finisce bene, vero? Ha ragione, signor François, ha ragione. Questa sorpresa per Ilari si può sapere che cos'era? Era questa, era... Io voglio sposare Ilari. Se ne che figli altre più. Oh, Willa, si crea dai Weber. Tirate fuori subito quel poveretto dall'armadio, eh! Ma è vero, ma perché l'avete fatto entrare un'altra volta? Per vedere se la serratura funziona. Perfetto, più sapete. Manca l'aria! Se ne per l'aria poi ti date un po' di aria compressa. Senti, fai ancora due o tre puzzette che poi ci pensiamo noi, eh! Basta gli altri più, eh! Basta! Vi comportate come dei bambini dell'asilo.
L'Ilaria l'abbiamo sentito quel che l'erba che voleva Dick. No, infatti. No, derma quella porta. Ho perso la forcina. Derma quella porta, se no te massi. Qualcuno ha una forcina per i capelli? Io non ne ero pieno. Cosa? Ma questa non è grande abbastanza. E questa chi è grande a sé. Ecco qua. Fatto. Herbert! Ilari, io ti amo e voglio sposarti. Oh, signore, di cosa ci rispondi tu? Sì! Ilari, adesso però dobbiamo sentire cosa ne pensa la tua mamma. Ma io sono d'accordissimo. Scritta qua su un corno. Con me bisogna risentire anche il parere del papà. Appunto. Ma chi del papà che ne venga? Difatti. E qui non sbaglio, il papà c'è e come. Gliene dica, eh? Cosa? Dovremmo dire che il papà dell'Ilaria è in questa casa, anzi, in questa stanza. Ma cosa state dicendo voi due? Cos'è il papà dell'Ilaria qui in questa stanza? Ma come sarai? Ma in che senso? Ma cosa dicono? Calma. Posso spiegarvi tutto io. Ecco, può spiegare tutto lei. Spiega lei. Vuoi? Sperendo. Ha capito fino a botto. Come ricorderete, 20 anni fa, io lavoravo in questa casa, aiutavo la Rosa a fare le faccende domestiche. Ci stavo proprio bene, come a casa mia. E poi Rosa è sempre stata come una mamma per me. Anche se lavoravo, l'ambiente è sempre stato così, così familiare che... Ecco, io mi sono lasciata andare sempre. Lo so, avrei dovuto ragionare con la testa, invece ho ragionato con il cuore. Sì, mi ho lasciato che battesse per una persona della famiglia, un uomo stupendo. Non so, se perché allora ero molto più giovane, ma lui mi appariva come un uomo forte, che mi dava sicurezza, un uomo sul quale avrei potuto porre tutte le mie speranze. Però un futuro migliore. Ma alla luce di quanto è successo, guardandolo meglio, lui mi appariva così fragile, così insicuro, così pieno di dubbi, da pensare incapace di assumersi una responsabilità così grande. Gli avrei dato una figlia, Ilaria. Era incinta di Ilaria. No, non era stato un errore, ma un atto di amore. Io l'avevo voluta con tutte le mie forze, Dio solo sa quanto avrei voluto darle come padre l'uomo di cui ero innamorato. Ma è di paura che la felicità che mi pervadeva non sarebbe stata condivisa per loro. Non per mancanza d'amore da parte sua, ma per paura di assumersi una responsabilità così grave. E in quella nuova luce io lo vedevo così insicuro, così spaventato, inadatto. Ma le persone cambiano, cara Luisa. Vedi, nella vita le stagioni si alternano e ciascuno si adatta come può. Quando viene l'inverno ci si copre per ripararsi dal freddo, da quelle folate di vento che ti portano via tutto il calore. Tutto quel calore che magari hai accumulato nella stagione precedente. Poi improvvisamente torna la bella stagione, il calore ti avvolge e capisci che non hai più bisogno di quegli abiti che frettolosamente ti eri messo addosso, di quella scorza che ti doveva riparare da tanto gelo. E così ci si abitua ad alternare il caldo al freddo. Quello che è più difficile trovare è l'equilibrio, la via di mezzo. È già proprio vero che non esiste più la mezza stagione, ma con un po' di impegno nella vita si può trovare anche la primavera. Peccato capiti sempre quando di primavera ce ne sono già tante, però per fortuna capita ed è allora che ci si rende conto di essere pronti ad amare e ad essere amati, ma ad amare nella maniera giusta, quella che ti fa stare lontano da ogni egoismo, ad amare gli altri perché finalmente hai imparato ad amare te stesso. E così puoi amare nel modo migliore, con serenità. Ed è questo che ti permette finalmente di poterti assumere tutte le tue responsabilità.
Ma le responsabilità non sono tue, François. Perché è primavera che sull'asse d'equilibrio cadi e poi vai in pizzeria per una quattro stagioni, perché quattro anche di base, ne scrive quattro, se scriveva due era mica pagato cotti, quello c'era neanche la mia. E allora uno lì sull'asse d'equilibrio con tutto sul pantò cade, perché ci scapuscia che è fatto. Mamma che roba! Allora chi? E passa il tempo e uno ama che poi è giusto, perché non è cosa che ama gli altri, che amano tutti, che fanno delle cose che diciamo, però c'è una bambina. E allora io sono pronto a prendermi le mie responsabilità. Ilaria, figlia mia. Ilaria! Ilaria! Dove sei? Yeah.
quelli li so tutti io a me. Ma cosa intendi dire? Ho un solo desiderio, partire col tram. Col tram? E chi è che guida? Quel tramiere chiamato desiderio.